Ci sono due estremi comportamentali. Da una parte c'è la persona molto autoritaria, non autorevole, autoritaria. E all'estremo opposto c'è la persona assolutamente affabile. Sono due stereotipi ovviamente completamente diversi. La persona autoritaria è direttiva, dura. Se deve farti una critica, spara zero e tutto sommato non gli interessa di come la vivi, di come la prendi, di come la percepisci. Al tempo stesso è trasparente, non ti senti manipolato, te lo dice in faccia. Magari sono cose che possono anche urtare, però è sincero, è trasparente. La persona autoritaria è una persona che fa molte, molte affermazioni e, estremizzando un po', è assolutamente egocentrico. L'estremo opposto è la persona affabile, come dicevo. Una persona sempre disponibile, politica della porta aperta. Per te ci sono sempre, anche fuori orario. È una persona che fa molte domande e, estremizzando, è una prostituta del prossimo. Ok, tra questi due estremi, autoritario e affabile, quasi tutte le persone sono consapevolmente o inconsapevolmente un po' una via di mezzo. Se sei solo autoritario, sei molto sgradevole. Se sei solo affabile, sei molle. E quindi si tende a essere un po' una via di mezzo. Poi ci sono persone che per carattere o per scelta sono decisamente più affabili e altre che sono un po' più autoritarie. E le persone carismatiche? Come sono le persone carismatiche? Il carisma è una cosa piuttosto rara. Non so quante persone veramente carismatiche tu abbia incontrato nella tua vita. Io qualcuna l'ho incontrata, ma non tantissime. E come ogni cosa rara, è naturalmente preziosa. Le persone carismatiche tra questi due estremi, tra il bianco e il nero, non sono grigio, non sono una via di mezzo. Fanno una cosa che non viene naturale, quasi a nessuno, e forse per questo che ce ne sono poche. Alternano in modo evidente, percepibile, questi due estremi. Ad esempio, l'incontro con un cliente dovrebbe essere affabile all'inizio, no? Esprimiamo cordialità, rispecchiamo alcune cose al nostro interlocutore, facciamo domande aperte, ci mostriamo disponibili, va benissimo. Il congedo, il finale? Beh, anche il congedo dovrebbe essere affabile, cosa dici? Ci si lascia con calore umano, ci si lascia con cordialità. Ma in mezzo a tutta questa affabilità, in mezzo a tutti questi sorrisi, a questa disponibilità, ci deve essere almeno uno, se non due momenti, in cui ti togli quel bel sorrisino ebete dalla faccia, la smetti di esprimere disponibilità e con un tono di voce basso e un ritmo lento esprimi la tua opinione, che a quel punto deve essere percepita come un'opinione autorevole, come l'opinione di un esperto, come l'opinione di una guida, come l'opinione di una persona che deve essere assolutamente tenuta in alta considerazione, per poi tornare a essere affabile e dire al tuo cliente: bene signor Rossi, cosa ne pensa? Cerca di alternare la dolcezza di un fiore all'asprezza di una roccia, per poi tornare a essere fiore. Questa è una cosa che poche persone fanno. Ci vuole un po' di allenamento, ci vuole un po' di pratica? Certo, io ho scritto un libro che si chiama Il segreto del carisma e nei nostri corsi facciamo tanta pratica. Perché ricordati, la spontaneità si acquisisce con la pratica, con l'allenamento. Buon lavoro!